sono ore nelle quali i sogni, i progetti, le imprese, l'amicizia, tutta la strategia che Papa Francesco da tempo assieme alla Puglia, alla città di Bari, stava costruendo per il dialogo ecumenico tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica, sono in mezzo ad una situazione che sinceramente ricorda purtroppo tempi che speravamo di avere lasciato alle spalle. Io ovviamente non posso che mettere a disposizione questo patrimonio di relazioni che la Puglia rappresenta, di Papa Francesco, del Presidente del Consiglio Draghi, dei nostri alleati europei e americani, perché è chiaro che questo è un momento dove, al di là di chi ha torto e chi ha ragione, purtroppo bisogna precisare da che parte si sta, e noi siamo parte della NATO, parte dell'Alleanza Atlantica, senza se e senza ma.